Benvenuti a Castiglion Fiorentino, benvenuti in Val di Chiana. Il borgo sorge in cima a una collina già abitata dall'VIII secolo a.C., come gli scavi archeologici hanno accertato. Nel corso del Medioevo il borgo ha cambiato più volte nome, chiamandosi Castiglion Aretino, Castiglion Perugino e Castiglion Fiorentino. Questo dovuto alle varie dominazioni che si sono avute nel corso dei secoli. Salendo nell'area sommitale del paese, l'area del Cassero, entriamo dentro a quello che è stato il luogo di origine del paese fin dal tempo degli Etruschi e dove nel Medioevo si trovava il fortilizio principale. Oggi, nel bellissimo piazzale che affaccia sulla Val di Chiana, troviamo la trecentesca Torre del Cassero, il vecchio Palazzo Pretorio e l'ex Chiesa di Sant'Angelo, prima chiesa costruita a Castiglion Fiorentino. Qua si trova il sistema museale castiglionese, che ripercorre la storia del borgo. Lo scavo archeologico ha riportato alla luce il vecchio insediamento etrusco con il relativo tempio religioso. Nel museo archeologico si può trovare la decorazione originale del tempio etrusco. Notevolmente interessante è sicuramente la sima, cioè la parte terminale della decorazione del tetto. Qui, oltre alla faccia della Gorgone, che aveva una funzione apotropaica, cioè di allontanare il maligno dal tempio, possiamo trovare e vedere dei fiori rose rosse e gigli bianchi. La cosa interessante di questa decorazione e di questi colori che vediamo nei fiori è che sono colori originali del IV secolo a.C. Camminando nelle altre stanze troviamo numerosi reperti archeologici provenienti da tutto il territorio comunale castiglionese. I reperti più antichi provengono da Montecchio Vesponi e fanno parte dell'età del bronzo, quindi siamo tra il X e l'XI secolo a.C. Particolarmente interessante all'interno della vetrina è il forno a piastra piana che serviva per preparare i vari piatti all'interno del villaggio. Accanto al museo archeologico, nella ex chiesa di Sant'Angelo a Cassero, si trova la Pinacoteca. Qui sono numerose le opere d'arte che possiamo trovare, come ad esempio la Croce Santa, una croce in argento dorato realizzata nel XIII secolo, che conserva al proprio interno un frammento del legno della Croce Santa. Interessante è anche il busto di Sant'Orsola, un'altra opera di orificeria, realizzata nel XIV secolo, sempre di scuola francese. Continuando la nostra passeggiata all'interno della Pinacoteca, la nostra attenzione viene attirata da questo bellissimo crocifisso, questa croce dipinta realizzata nel XIII secolo da artista ignoto. Ma nella Pinacoteca di Castiglion Fiorentino il vero protagonista è Bartolomeo Dalla Gatta. L'artista nasce nel 1448 a Firenze e prima di diventare un monaco camaldolese frequenta la bottega del padre e poi quella del Verrocchio, dove diventerà uno degli artisti più poliedrici del suo tempo.
Bartolomeo della Gatta, infatti, oltre a essere pittore, è stato miniaturista, architetto ed organista. Qui all'interno della Pinacoteca di Castiglione Fiorentino abbiamo due sue opere, il San Michele e San Francesco che riceve le stimmate. Quest'ultima venne commissionata nel 1487 da Giovan Battista Beroardi. La venerazione che questa famiglia aveva per le stimmate era dovuta al fatto che un avo, appunto, della famiglia era stato un frate francescano. Si chiamava Matteo Beroardi e nel 1282 ebbe la visione mistica del luogo e dell'ora dove avvennero le stimmate. Il dipinto rappresenta il miracolo con grande nitidezza e verosimiglianza. Gli eleganti abeti nello sfondo, definiti da tocchi di pennello dorato, alludono ad una vegetazione di alta quota. Netto è il contrasto tra il santo e Matteo Beroardi. Mentre il secondo si protegge lo sguardo da una luce troppo intensa per gli occhi umani, l'altro, col volto segnato dai digiuni, si getta verso le stimmate che vanno a segnarne le membra. Oltre queste due bellissime opere, a Castiglione Fiorentino troviamo una terza opera dell'artista. Si trova nella collegiata di San Giuliano e rappresenta una Madonna in trono tra santi. La scenografica Piazza del Comune è la più bella di Castiglione Fiorentino. Qua, oltre al Palazzo Comunale, troviamo il bellissimo loggiato realizzato nel 1513, che affaccia nella valle sottostante. Restaurato poi da Giorgio Vasari e vi fu apposto in quel periodo lo stemma Medice. Passeggiando per le strade caratteristiche del borgo, si arriva all'altro museo importante di Castiglione Fiorentino, il Museo della Pieve di San Giuliano. La chiesa si trova all'interno della vecchia pieve, di ciò che resta della pieve, perché fu in parte abbattuta nell'Ottocento. Restano ancora le tre cappelle del presbiterio e qui tra le varie decorazioni, affreschi, arredi liturgici, statue come quella del Cristo risorto che viene portata in processione il Sabato Santo, troviamo la cappella del Santissimo Sacramento, una piccola zona del museo ricchissima di opere. Un bellissimo fonte battesimale in pietra serena, una terracotta invetriata all'interno dell'altare e sul muro laterale il compianto sul Cristo morto di Luca Signorelli e Aiuti. Questo affresco ha una decorazione molto particolare sia sulle vesti che sulle aureole dei soggetti, una decorazione in rilievo dorato. E adesso che lo sai, vieni anche tu in Valdichiana.